per un'assemblea di chiesa e i fratelli e le sorelle vi salutano caramente nel Signore. Libro di Ruth, capitolo 2. Leggeremo insieme dal versetto 1. A Dio la gloria. Naomi aveva un parente di suo marito, uomo potente e ricco, della famiglia di Elimelech, che si chiamava Boaz. Ruth, la Moabita, disse a Naomi: lasciami andare nei campi a spigolare dietro a colui agli occhi del quale avrò trovato grazia. E lei le rispose: va, figlia mia. Ruth andò dunque e si mise a spigolare in un campo dietro ai mietitori, e per caso le avvenne di trovarsi nella parte di terra appartenente a Boaz, che era della famiglia di Elimelech. Ed ecco che Boaz giunse da Betlemme e disse ai mietitori: l'Eterno sia con voi. E quelli gli risposero: l'Eterno ti benedica. Poi Boaz disse al suo servo incaricato di sorvegliare i mietitori: di chi è questa fanciulla? Il servo incaricato di sorvegliare i mietitori rispose: è una fanciulla moabita, quella che è tornata con Naomi dalle campagne di Moab. Lei ci ha detto: vi prego, lasciatemi spigolare e raccogliere le spighe tra i covoni dietro i mietitori. È venuta stamattina ed è rimasta in piedi fino ad ora e si è ritirata un momento solo per riposarsi. Allora Boaz disse a Ruth: ascolta, figlia mia, non andare a spigolare in un altro campo. Non ti allontanare da qui, ma rimani con le mie serve. Guarda qual è il campo che si miete e va dietro a loro. Ho ordinato ai miei servi che non ti tocchino, e quando avrai sete, andrai a bere dai vasi l'acqua che i servi avranno attinto. Allora Ruth si gettò giù, prostrandosi con la faccia a terra. E gli disse: come mai ho trovato grazia agli occhi tuoi che tu faccia caso a me, che sono una straniera? Fin qui la parola del Signore. Possiamo dare gloria a Dio per la sua parola. Impensabile, sorelle, impensabile, fratelli. Fino a qualche anno fa era impensabile. Che cosa? Quello che sto per dirvi. Impensabile. Se vi recate presso un'agenzia immobiliare o se andate su un sito internet attraverso i quali si può acquistare gli immobili, oltre a trovare case, terreni, garage, capannoni, ville, non so se dovete acquistare, ma che acquistate a fare? Gesù ritorna, lasciate perdere. Ma era impensabile fino a qualche anno fa. Ma se andate in queste agenzie immobiliari o fate un click su internet, scoprirete che da alcuni anni a questa parte e in questo periodo, in questi ultimi mesi, è aumentato in maniera spasmodica la vendita di bunker. Impensabile. Fino a qualche anno fa si vendevano soltanto case, garage, capannoni, terreni agricoli, terreni, quello che volevi. Adesso c'è una notevole richiesta di bunker. Che sono i bunker? Sono i luoghi sicuri dove la gente, con tutto quello che corre, può andarsi a riparare e vivere tranquilli. Ora, vuoi le catastrofi naturali, vuoi le piogge di asteroidi, vuoi le guerre chimiche e nucleari che i potenti del mondo minacciano,
sta aumentando la richiesta di bunker, di locali sotterranei provvisti di impianti per l'acqua depurata, e noi non avremmo problemi riguardo a questo. Impianti per la purificazione dell'aria, riserva di cibo in scatola, e addirittura ci sono anche bunker di lusso. Dice: fratello, ma tu tutta questa cosa come le sai? Ho fatto la ricerca. Si parte dai monofamiliari, addirittura a bunker che possono ospitare fino a centinaia di persone insieme. Questo perché? Perché in effetti la gente spaventata, impaurita, ha bisogno di un luogo sicuro. La gente vuole un luogo protetto, vuole un luogo riparato, un luogo di difesa. La gente in qualche modo, proprio a causa di tutto ciò che accade nel mondo, sta cercando un luogo privo di pericoli, protetto, sicuro, riparato, dove vivere il più a lungo possibile, al sicuro. Ora, fratelli, non è soltanto il mondo che ha bisogno di un luogo sicuro, ma anche la Chiesa del Signore. Noi questa sera avvertiamo il bisogno di un luogo sicuro, o no? Di un luogo riparato, di un luogo protetto, di un luogo ben difeso. E noi possiamo dare questa sera gloria a Dio, perché non faremo i biglietti per andare in Colorado, dove dicono che esiste il bunker più grande al mondo e più sicuro al mondo, perché possiamo dare gloria a Dio. Noi il luogo sicuro l'abbiamo trovato, e questo luogo sicuro non coincide con un punto strategico geografico, ma coincide con una persona. Il suo nome è Gesù. Possiamo dire insieme questa sera che per noi Gesù è il luogo sicuro, è la sicurezza del nostro cuore. E nel nostro testo la giovane Ruth viene incoraggiata a non allontanarsi, ma a rimanere, a trattenersi in questo luogo, perché nel luogo dove si trova Ruth, nel campo dove sta spigolando Ruth, è un campo sicuro, perché è il campo di Boaz. Ed è per questo che Boaz dice a Ruth: ascolta figlia mia, non andare a spigolare in un altro campo, non allontanarti da qui, ma rimani qui. Fratelli, questa sera il Signore mi sta richiamando e ci sta richiamando a non allontanarci da Lui. Ci sta incoraggiando a rimanere vicino al Signore, a rimanere vicino a Lui, perché rimanendo vicini al Signore, io e voi saremo nel luogo più sicuro. Vogliamo dare insieme gloria al Signore. Chi abita al riparo dell'Altissimo alberga all'ombra dell'Onnipotente. Io dico all'Eterno: tu sei il mio rifugio, tu sei la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Poiché tu hai detto: o Eterno, tu sei il mio rifugio, visto che tu hai fatto dell'Altissimo il tuo asilo, gloria a Dio, nessun male potrà colpirti, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda, perché egli comanderà ai suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie. Egli ha posto in me il suo affetto, dice il Signore, io lo salverò, lo proteggerò, perché egli conosce il mio nome. Poi possiamo in questa sera, fratelli e sorelle, dare gloria a Dio, perché noi il luogo sicuro l'abbiamo trovato. Non allontanarti da qui, non allontanarti da qui. Vi ricordate le parole degli angeli rivolte a Lot e alla moglie? Metti la tua vita al sicuro, non guardare indietro, non ti fermare in nessun luogo della pianura. Sali su questo monte, perché cerca scampo su questo monte, perché su questo monte la tua vita sarà al sicuro. Solo Dio
può farci abitare al sicuro. Fratelli, solo Dio è il rifugio in tempo di angoscia. Il nome del Signore è una forte torre. Il giusto vi corre e vi trova rifugio. Sapete di cosa abbiamo bisogno questa sera? Abbiamo bisogno di rifugiarci nel Signore. Abbiamo bisogno di stare sotto le sue ali. Sentite la voce dello Spirito Santo che ci dice: non ti allontanare da qui, ma rimani qui, vicino a me, nel campo del Signore. Non ti allontanare da qui. Perché? Almeno per 3 motivi principali. Non ti allontanare da qui, dirà Boaz a Ruth, e dice lo Spirito Santo a noi questa sera: non ti allontanare da qui, ma rimani con le mie serve. Ci siete, fratelli e sorelle? Non ti allontanare da qui, non ti spostare, non andare in un altro campo, ma rimani qui con le mie serve, rimani qui con i miei servi, rimani qui in buona compagnia, rimani qui con chi mi serve, con chi teme il mio nome. Fratelli, questo è tempo in cui vogliamo stare vicini al Signore. Ma sapete perché? Perché rimanendo vicini al Signore possiamo rimanere vicini gli uni verso gli altri. In verità volevo rallegrarvi e non rattristarvi, perché stare vicini gli uni con gli altri è motivo di grande gioia. Volete che vi apra il cuore questa sera? Quando Cristo non diventa più il nostro rifugio, il nostro luogo sicuro, anche la comunione fraterna ne paga le spese. Anche la comunione fraterna, lo stare insieme alla presenza di Dio, diventa quasi inutile, superfluo, inefficace. Non è più vantaggioso. Ma quando Cristo diventa per noi il luogo di riparo, il luogo sicuro, il bunker dell'anima, anche lo stare insieme alla presenza di Dio diventa per noi motivo di grande benedizione. Rimani qui, perché qui non sarai da sola. Qui ci saranno altre serve, altri servi che nel mio campo servono il mio nome. Possiamo dare gloria a Dio per la Chiesa del Signore che si incontra insieme nel campo di Dio e ci possiamo aiutare gli uni e gli altri. Dicevo, ci possiamo aiutare gli uni e gli altri. E nell'aiutarci gli uni e gli altri possiamo sollevare chi è caduto e rialzarlo. Signore, aiutaci questa sera, perché è una benedizione stare nel campo del Signore tutti insieme. Il nemico, fratelli, vuole farci perdere la bellezza, la grazia, la fragranza che c'è nella comunione fraterna. Io sono nato in una famiglia evangelica e io mi ricordo, non sono vecchio, ma mi ricordo che tanti anni fa l'entusiasmo di andare ad un convegno, l'entusiasmo di andare al culto, l'entusiasmo di andare all'evangelizzazione era maggiore. È vero o non è vero, fratelli? Il fervore era diverso. C'era il fuoco di Dio nel petto. C'era quello scalpitio dentro che quasi quasi il cuore te lo sentivi in gola. Vi ricordate, fratelli, quando durante i culti sentivate l'impulso di pregare, di innalzare una preghiera, di testimoniare? Non si vedeva l'ora di stare alla presenza del Signore. Signore, aiutaci questa sera, perché spesso, fratelli, perdiamo il sapore di stare nel campo con i servi e con le serve. E tutto questo è il risultato di una mancanza di incontri personali con Gesù. Signore, questa sera vogliamo fare di te il rifugio della nostra anima. Vogliamo tornare, fratelli, a riassaporare Cristo in noi, speranza della gloria. Non ti allontanare da qui, perché da questa tua vicinanza con me e al campo dipenderà la tua comunione con i servi e con le serve. Rimani qui, rimani qui. Fratelli, la Chiesa è un dono di Dio.
La chiesa, la comunità locale, è un dono di Dio. Ma frate, ma sai, appena ti muovi ti criticano, ti giudicano. No, può essere pure un motivo di crescita. Allora, i mariti lo sanno, però anche se non diranno niente stasera, lo sanno che la moglie è uno specchio, o no? Siete troppo bravi. Sanno qual è il loro ruolo. Sorelle, non è vero che il marito è uno specchio? Che evidenziano le cose che non vanno? Allora solo a casa mia è così. Mia moglie è il mio specchio, tutti i difetti li vede lei. Così io sono uno specchio per lei e vedo ciò che non va. Così è la Chiesa del Signore. Signore, aiutaci, perché tu ci hai dato la Chiesa, perché possiamo crescere insieme, possiamo aiutarci insieme, edificarci insieme, istruirci insieme, pregare insieme gli uni per gli altri. Non ti allontanare, rimani qui con le mie serve. Signore, aiutaci, perché il luogo sicuro è la tua presenza. È l'ambiente nel quale possiamo crescere, è il campo del Signore, insieme ai fratelli e insieme alle sorelle. Con tutti i difetti, con tutte le mancanze, con tutte le lacune, ma gloria a Dio, rigenerati col sangue di Gesù. E sbaglio oggi, sbaglio domani, zoppico oggi, zoppico domani, mi aggiusto qui, mi aggiusto là, l'intervento del Signore è qui, poi là, piano piano, arriveremo col suo aiuto. Fino al giorno del suo ritorno. Vogliamo dare gloria a Dio insieme. Rimani qui perché qui c'è comunione, ma non solo, rimani qui perché qui c'è protezione. Infatti ho ordinato ai miei servi che non ti tocchino. Vogliamo rimanere in Cristo Gesù. Gesù è il nostro riparo sicuro. E rimanendo in Cristo, fratelli, facendo di Cristo il bunker della nostra anima, il luogo sicuro della nostra esperienza di fede, nessuno potrà toccarci, perché siamo la pupilla dell'occhio del Signore, siamo la sua proprietà speciale, siamo la sua eredità, e se siamo nelle sue mani è scritto che nessuno potrà rapirci, sottrarci dalle mani del Signore. Io mi sento al sicuro nelle mani di Dio. Eppure voi questa sera possiamo stare tranquilli, perché se facciamo di Cristo il riparo della nostra vita, nessuno potrà toccarci. Dio ci protegge. Ci protegge dagli attacchi del diavolo. Ci protegge dagli attacchi del mondo. Ci protegge dalle paure che il mondo propina. Ci protegge da tutte le guerre, le ansietà che il mondo offre. Signore, grazie, perché la nostra anima questa sera è calma ed è tranquilla, proprio come un bambino divezzato sul seno di sua madre. Così l'anima nostra è calma e tranquilla nelle braccia del Signore. Rimani qui, non ti allontanare, qui c'è la famiglia di Dio. Rimani qui, non ti allontanare, qui c'è la difesa, c'è la protezione se rimani in Cristo. Ma non solo, e concludo, rimani qui, non ti allontanare, rimani in questo luogo sicuro, perché qui non ti mancherà nulla, ci sarà la provvidenza. Quando avrai sete, andrai a bere l'acqua nei vasi. Gloria a Dio. Fratelli, fuori c'è sete, la gente sta soffrendo di sete, ha sete, beve, beve di un'acqua che non soddisfa mai. Noi in Cristo abbiamo ogni soddisfazione, in Cristo abbiamo ogni appagamento, ci sentiamo bene in Cristo Gesù. Dio non ci fa mancare nulla, perché quando abbiamo bisogno di qualcosa, in questo luogo sicuro abbiamo trovato ogni risorsa per la nostra vita. Non è forse vero, fratelli, che se siamo stati ammalati, in Cristo abbiamo trovato la guarigione? Se siamo stati afflitti, in Cristo abbiamo trovato la consolazione. Se eravamo, come dire, senza risposta, in Cristo abbiamo trovato le soluzioni.
Se eravamo da soli, in Gesù abbiamo trovato il conforto, in Lui abbiamo tutto, in Gesù non ci manca niente. Abbiamo ogni risorsa disponibile per vivere questa vita e per vivere l'eternità alla Sua presenza. Non ti allontanare da qui. Fratelli, sapete qual è il luogo sicuro per la Chiesa? È Cristo Gesù il Signore. Rimaniamo in Lui e la mia vita e la vostra vita sarà al sicuro. Chiniamo il capo, preghiamo insieme. Gloria a te, Signore. Gloria al tuo nome, Gesù. Non ti allontanare da qui. Lo Spirito Santo sta dicendo al tuo cuore, al mio cuore questa sera, non ti allontanare da qui. Non spostarti in un altro campo, ma trattieniti qui, resta qui, fermati qui. Perché se ti fermi in questo campo, non sarai sola, non sarai solo, ma ci sarà insieme a te il mio popolo. Fermati qui, perché nessuno ti toccherà. Sorella, a te lo dico questa sera da parte del Signore. Fratello, se rimani in Cristo Gesù, nessuno ti toccherà. Dio ti protegge. Egli è la tua guardia e la tua retroguardia. E anche se un esercito si accampasse contro di te, tu non avrai paura, perché Dio è il tuo difensore. Dio ti protegge, Dio ha cura di te. Dio ha ordinato che nessuno ti tocchi. Ma tu rimani qui. Sorella, fratello, non ti preoccupare per il futuro. Ma ce la faremo? Arriverò al traguardo che mi sono prefissato? Ce la faranno i miei figli? Come andrà il mio lavoro? Ma con la salute come farò? Quando avrai sete, ci saranno i vasi con l'acqua. Così dice il Signore, nel momento in cui ti mancherà qualcosa, se rimani in Gesù, avrai tutte le risorse necessarie, non per sopravvivere, ma per vivere in abbondanza. Perché Gesù non è venuto perché noi possiamo avere vita normale. Egli è venuto per darci vita e vita esuberante. Sorella, fratello, questa sera rimaniamo qui. Nessuno si allontani dal Signore. Rimaniamo vicini a Gesù. Cantiamo insieme questo cantico e poi pregheremo insieme al Signore. Il mio rifugio tu sei. Tu mi proteggerai nelle avversità, Signore. Custodiscimi al riparo sotto le tue ali. Grazie, Gesù. Thank you.
Grazie, Signore. Gloria a Dio. Ci alziamo in piedi e lo ricantiamo di pari sentimento. Il mio rifugio tu sei, Signore. Alleluia. Una preghiera di ringraziamento al Signore. Alleluia, alleluia, gloria a te, Signore.